La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha ospitato la conferenza di presentazione dei vincitori della 49esima edizione del premio Acquistoria. Nato nel 1969 per onorare il ricordo della divisione Acqui e i caduti di Cefalonia nel settembre del 1943, questo premio è divenuto uno dei più importanti riconoscimenti europei nell'ambito della storiografia scientifica e divulgativa, del romanzo storico e della storia al cinema e in televisione. Oltre alla presenza dei vincitori delle tre sezioni librarie, le personalità insignite dei premi speciali Testimone del Tempo, La Storia in TV, Premio alla Carriera. I vincitori per i Testimoni del Tempo sono quest'anno Giorgio Albertazzi, a cui il premio era stato notificato un mese prima che morisse e gli sarà ritirato il riconoscimento dalla moglie Pia dei Tolomei. Poi un'attrice nazional popolare, modella e protagonista di serial e di film famosi come Emanuele Arcuri, due direttori di quotidiani molto noti come Maurizio Belpietro e il direttore della stampa Maurizio Molinari, e un personaggio estroverso, critico d'arte, organizzatore culturale e maestro di vita anche sregolata come Vittorio Sgarbi. La cerimonia di premiazione è in programma sabato 15 ottobre alle 17 presso il Teatro Ariston di Acquiterme e rappresenta un fiore all'occhiello per l'intero territorio. E quest'anno con 218 volumi si è battuto il record in tutte e tre le sezioni di volumi partecipanti in 49 anni di storia. Nelle prime 40 edizioni la media era 20-25 volumi. Quando le edizioni avevano 20-25 volumi, il budget a disposizione dell'Acquistoria era il doppio di quello attuale. Perché? Perché in questi ultimi anni la Regione ha tagliato della metà il contributo al nostro premio, la provincia di Alessandria da anni non dà nessun contributo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ci ha tagliato solo di un terzo. E quindi noi dobbiamo essere riconoscenti a Taverna e alla Fondazione perché praticamente sono loro quasi l'unico insostituibile sostegno di questo premio che oramai veramente ha una valenza internazionale.